fiamma al giorno, energie del 3 di giugno. Scegliete la vostra variante, rosellina rosa, corallo, angioletto, musicista. Chiediamo agli angeli che intervengono in questa stesa per darci i consigli della giornata. C'è qualcosa che, allora, per qualcuni può risuonare, per altri no, lasciate andare ciò che non risuona. Qua c'è una situazione d'amore che fa soffrire, c'è una situazione karmica che bisogna andare a... come dire, sciogliere, sono nodi che vanno sciolti interiormente, situazioni di sofferenze nelle relazioni, soprattutto relazioni karmiche, per poter appunto andare a creare un'unione, davvero sbloccare l'unione. Quindi potrebbero essere per le fiamme ovviamente la stessa relazione, quindi va sbloccata e ci si deve liberare da situazioni karmiche per poter realizzare l'unione. Se invece non siete fiamme, ecco, ci possono essere delle relazioni che fanno soffrire, bisogna andare a lavorare molto, come dire, concretamente sulle proprie blocchi per poter andare a sbloccare magari un'altra relazione che possa essere molto più soddisfacente. Insomma, i nodi vengono al pettine. Eh sì, ascoltatevi, perché c'è un messaggio dell'anima che vi sta dicendo cosa è necessario fare per cominciare la vera e propria magia della propria vita, creare la magia nella propria vita, e parte tutto dal di dentro. E sì, come sta dicendo, state creando, ovviamente se fate questo lavoro, state creando il vostro nuovo inizio. Corallo. Caspita, qua tanti femminili, ecco, però mi stanno dicendo che questo femminile sta cominciando a comprendere, sta cominciando ad agire per creare la sua vita, un femminile che sta integrando la parte maschile dell'azione. Quindi siete all'inizio, siete all'inizio, magari ci saranno ancora un po' di difficoltà, però ecco, state attraversando una grandissima crescita. Cogliete tutto ciò che arriva, perché l'anima vi sta mostrando ciò che dovete fare per quietare la mente, per andare a mantenere questo equilibrio che sta creando la vostra realtà. Vediamo un po', eh sì, qua c'è veramente qualcosa che si muove e parte proprio dal femminile. Allora, vediamo l'angioletto musicista. Oh sì. Allora, qua ci sono delle situazioni di relazione conflittuali che vanno affrontate, ci sono delle rotture, probabilmente ci possono essere dei distacchi, ci possono essere dei conflitti, c'è qualcosa che sta crollando, possono essere anche o la relazione stessa o magari delle dinamiche nella relazione, ma c'è veramente un momento molto difficile. Ricordatevi che quello che vi viene chiesto di fare è non lasciare andare la situazione, quindi nascondervi o fuggire, ma affrontarla e creare equilibrio, perché proprio facendo questo potete raccogliere l'abbondanza e ci saranno delle luci che diciamo si sprigioneranno proprio a seguito di questo lavoro e questa accettare la sfida, ecco. E sì, qua c'è l'unione del sigillo, quindi probabilmente o se sono situazioni di fiamma gemella ci sono dei distacchi, però state lavorando per l'unione, oppure se non siete fiamme gemelle possono essere comunque dei conflitti che vi portano o a consolidare la stessa relazione, ma ci dovete lavorare, oppure ecco, aprire le porte per una nuova relazione.